La situazione meteorologica sulla nostra regione per questo fine settimana sarà caratterizzata da una certa variabilità tendente all'instabilità, specialmente nei pomeriggi. Quindi anche nella giornata di sabato prevediamo una mattina col cielo in genere poco nuvoloso, maggiore variabilità interverrà in giornata e qualche rovescio o temporale, segnatamente sui monti e zone orientali, potrebbe poi interessare anche alcune zone delle pianure della costa. La probabilità rimane comunque medio-bassa. Soffierà ancora borino sulla costa e le temperature saranno ancora ben oltre la norma, con massime che raggiungeranno i 28 gradi in pianura e intorno ai 25-26 invece lungo la costa. Domenica una saccatura atlantica si avvicina alla regione, aumenta quindi l'instabilità, non tanto al mattino quando dovrebbe prevalere un cielo variabile, probabilmente senza precipitazioni significative, poi nel pomeriggio seguiranno maggiori nuvolamenti, specialmente sulle zone interne, con rovesci e temporali sparsi che nel corso della notte sul lunedì potrebbero interessare anche le zone precedentemente escluse, quindi della bassa pianura della costa. I venti saranno deboli di direzione proveniente da sud o sud-est sulla costa nel corso della giornata di domenica e le temperature inizieranno a diminuire. Il calo termico si farà più accentuato lunedì, quando la fase più attiva del fronte porterà rovesci temporali sparsi al mattino, un miglioramento nel pomeriggio e poi vento di libeccio e temperature appunto in diminuzione. Ed è l'Osservatorio Meteo dell'ARPA, Arturo Puccillo vi saluta.